Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi facciamo il torrone. Qui ho delle mandorle che ho già tostato. Adesso io vado a tritarle a coltello. Voi potete tritarle o in un cutter o in un frullatore, oppure con il metodo antico con una bottiglia in vetro andando a rullare sulle mandorle. Non dobbiamo ottenere una polvere finissima, ma devono essere piuttosto grossolane. Adesso vi faccio vedere. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, molto grossolano. In una pentola dal fondo spesso ho messo lo zucchero e vado a grattugiare un po' di scorza di limone. Mi raccomando, grattugiate solamente la parte gialla, altrimenti al gusto risulterà amaro. E usate un limone bio. Aggiungete anche un cucchiaio di succo di limone o anche di acqua. Per tutti gli ingredienti e le dosi fate riferimento al link che metterò nel primo commento, oppure andate nel sito Cucina con me grazielleraffaele.it. Accendiamo il fuoco a una potenza medio-alta e andiamo a caramellizzare lo zucchero. Nel frattempo andiamo a bagnare la spianatoia con dell'alcol. Io sto utilizzando del rum. Dobbiamo far aderire la carta forno. Ecco, così. Questo passaggio ci servirà per quando andremo a stendere il torrone. Così abbiamo fissato la carta forno sulla spianatoia e ci risulterà tutto più facile. Una volta mescolato all'inizio, non toccate più lo zucchero, si deve caramellizzare senza essere mescolato. Quando lo zucchero ha raggiunto questo colore ambrato, andiamo ad aggiungere le mandorle, tutte di un colpo. E spegniamo il fuoco e andiamo a mescolare. Raccogliendo tutto il caramello, così. Ora ci spostiamo sul piano di lavoro. Sì. Rovesciamo sul piano di lavoro, dove abbiamo messo già la carta forno. Non toccate il caramello con le mani, assolutamente no. Ora, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Copriamo con la carta forno e con un mattarello andiamo a stendere. Facciamo prima dei colpi così. Possiamo spennellare con l'alcol e andare a stendere direttamente sul torrone. Non lo toccate perché scotta. Date una forma più regolare possibile, sempre aiutandovi o col mattarello oppure con un coltello, così, oppure facendo così. L'importante è che non lo toccate con le mani,
ma solo per una questione di sicurezza vostra, non cambia niente sulla ricetta, eh? Ok, ora scegliete voi lo spessore di cui in cui volete realizzare il torrone. A me piace abbastanza alto, quindi mi fermerò a questo spessore qui. Cerco di compattarlo nella maniera più omogenea possibile, così, in modo da non fare sprechi. Così. E ora lo andiamo a tagliare. Lo stesso, la forma, scegliete voi la forma che desiderate dare al vostro torrone. Io farò così. Distanziate in modo che non si riattacchi col calore del caramello. E andate a tagliare. Ora, adesso è già più freddo e quindi si può maneggiare. Potete fare o dei rombi, così. Io li sto facendo grandi per essere più visibili per voi e quindi ottenete questo. Oppure potete prendere il rombo che avete ottenuto e fare così, una leggera pressione, e renderlo elicoidale. Mettiamo a raffreddare. Questa operazione deve avvenire nel più breve tempo possibile se vogliamo renderlo più carino. Questi scarti che non hanno forma, naturalmente, sono lo stesso buoni da mangiare, eh? Possiamo fare così. Io continuo a tagliare. Questo è il torrone che abbiamo ottenuto. Allora, adesso è ancora tiepido. Quindi, se vogliamo dargli una forma particolare, questo è il momento in cui potete farlo. Quando sarà freddo non potrete fare più niente. Quindi questo è il torrone e questo qui invece l'ho fatto più piccolino. Questo è il torrone che abbiamo ottenuto. Questo è quello più grande con la forma elicoidale e questi sono quelli più piccolini. Scegliete voi spessore, forma e dimensione. Ora vi faccio vedere quanto è croccante. Eccolo qui. Grazie per aver seguito questa video ricetta. Ciao, alla prossima. Ciao!